Allora, oggi è stata una giornata, dire emozionante poco. L'alza bandiera alle 9 del mattino per ricordare che 75 anni fa i nostri padri fondatori hanno voluto un paese libero, fondato sul lavoro, che non vuole la guerra, e non solo emozionante, ma è la base su cui dopo abbiamo parlato con i giovani 18enni, 19enni, dandogli la Costituzione, perché con loro dobbiamo costruire e ricostruire e ripartire per un'Italia più equa, che tenga più cura all'ambiente e che sappia relazionarsi. Così abbiamo anche dato il benvenuto ai bambini appena nati, che erano ben 5, solo che uno era già al mare, 4 bambine, a cui non solo abbiamo salutato, ma è il futuro dell'Italia che cresce. E quindi è importante questo momento di gioia, dopo un anno di tanta tristezza e dopo anche gli avvenimenti del Mottarone che ci hanno veramente sconsolato, e siamo vicini a tutte le famiglie e alla comunità distresa per quanto è successo. Però ci rendiamo conto che dobbiamo andare oltre, guardando i nostri ragazzi che crescono, ai bambini appena nati, che anche loro devono avere un futuro migliore, e un futuro più sostenibile, che sia anche di relazioni, di amicizie, di gioia. Ed è questo, sono le lettere che anche il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha preparato per i ragazzi 18enni, 19enni, per cui è stato molto bello che anche le scuole si sono relazionate. Le scuole elementari hanno preparato la chiave di benvenuto ai bambini appena nati, e invece il Consiglio Comunale dei Ragazzi delle Medie ha fatto una lettera ai ragazzi 18enni, 19enni, che è stata non solo commovente, ma è stata toccante.